È il 2015, vivo in un mondo interconnesso. Noi che siamo cresciuti a pane e tecnologie siamo chiamati nativi digitali, ma forse per il fatto che non mi accorgo di come uso strumenti come lo smartphone tutti i giorni, non capisco quale sia davvero la differenza tra me e tutti gli altri che mi stanno attorno. Quel che è certo è che la parola d'ordine di noi ragazzi oggi è connessione. Mentre studio sono connesso, mentre viaggio sono connesso, a scuola sono connesso, mentre sono con amici sono connesso, addirittura mentre mangio sono connesso. A proposito, lo smartphone va con la forchetta o con il coltello? Per noi connessione vuol dire soprattutto un modo di vivere e di stare insieme. Essere connessi e vivere contemporaneamente esperienze in famiglia, a casa e con gli amici in giro. Com'è possibile questo? Beh, attraverso i social network, spesso sento gli adulti interrogarsi su cosa siano questi strumenti. Anche noi in realtà dovremmo chiedercelo. Il fatto che siano a noi ovvi non vuol dire che li abbiamo compresi. Il social network è un sito internet che ci permette di comunicare tra noi, ma la sua funzione non si esaurisce in questo. È condivisione di esperienze e costruzione di una propria identità online. Quello in cui viviamo è un mondo dinamico. Se prima esisteva MySpace, mio fratello usava MySpace, ora c'è Facebook. Domani cosa ci sarà? Facebook è un like, condivisione, è pubblico. Allora, Twitter è un social network e noi possiamo essere seguiti e seguire altre persone. Ask FM è una piattaforma sociale, permette di porre domande in anonimo oppure no. Instagram è un social network in cui si possono condividere solo foto o video che durano 15 secondi. Pinterest è un'applicazione, è molto incentrato sugli interessi delle persone. Allora, Tumblr si tratta di un sito, ti consente proprio di poterti esprimere al meglio. Nessun altro social network ti concede tutta la libertà che ti offre Tumblr. Poi ci sono i servizi di messaggistica istantanea. Quante parole per qualcosa che lì, tra il social e i messaggi tradizionali, tra la chat e l'invadenza. Come mi rapporto con WhatsApp? Come scrivo a mio padre è diverso da come scrivo al mio compagno, ma nella chat le conversazioni sono una sopra l'altra. La notifica di mio padre è la stessa del gruppo di classe. Meditato adesso con le spuntine blu, hanno visto che hai visualizzato e non puoi più pensare tanto perché dicono ehi, hai visto e non mi stai rispondendo, quindi ci stanno controllando ormai. Ci facciamo controllare, che adesso con le spuntine blu, per dire, non puoi neanche pensare tanto perché se la persona ti dice hai visualizzato, rispondimi, e tu non hai risposto. Anche nei gruppi, cioè si può, con i dettagli dei messaggi, sì, vedere chi ha ascoltato, chi ha visualizzato, quindi se io faccio una domanda e non mi risponde nessuno, posso andare a vedere se le persone effettivamente hanno visto e non mi rispondono volutamente oppure se davvero non l'hanno visto. È vero che hai meditato, perché per esempio quando io non voglio rispondere subito a una persona, di solito per non far vedere che ho visualizzato metto la modalità aerea, apro la chat, leggo cosa ha scritto e dopo un po', cioè penso cosa rispondere e poi sì. Quando chatto con più persone devo passare da uno stato d'animo all'altro in breve tempo e spesso l'invadenza di questo strumento mi fa sentire accerchiato. Il bon ton dello smartphone esige che vengano rispettate certe regole. Posso fregarmene? Sì, lo faccio. Mi viene difficile. Molte volte è anche falso, cioè uno ti scrive una cosa e tu dici ma in realtà magari non ti interessa, ma non lo dici. Però la falsa spontaneità c'è anche nella vita reale, quindi alla fine non cambia. Quindi non è che il regno della realtà sia un impero separato, nel senso anche gli stessi atteggiamenti ipocriti che utilizzo durante la giornata, la vita
li scrivo in altri modi, con un altro mezzo, ma sono sempre gli stessi. Però se quella persona, proprio perché ci conosciamo e siamo amici su Facebook, se mi mette un commento gentile ad un post che ho fatto o a una foto con un cuore, alla fine automaticamente anche tu ti senti obbligato di metterlo, perché vuoi mantenere l'ipocrisia alla fine. Ora posso parlare anche nei momenti in cui prima non avrei potuto farlo. D'altra parte però mi accorgo che passiamo più tempo davanti al cellulare piuttosto che guardandoci in faccia. Sarà perché è più facile esprimerci senza un volto a cui riferirci. Quando parlo in realtà non sono solo le mie parole che comunicano, ma è anche la mia voce, il suo tono, il mio sguardo, i movimenti degli occhi, delle mani. Quando devo comunicare online, tutto questo viene imprigionato in pochi caratteri. Ecco perché sono così importanti le emoticon. Ma come faccio a capire lo stato d'animo di una persona a cui scrivo quando è già difficile comprenderla dal vivo? Aiuto, cosa sta succedendo? Quella faccia la faccio quando sono assolutamente sconcertata. O per mandare una frecciatina a qualche amico così, oppure semplicemente per ringraziare. Ha un senso molto formale, quasi di affetto, ma lo si usa con le persone con cui non ci si sente mai o con cui si vuole mantenere una certa maschera di affettività inesistente. La uso quando i miei amici fanno le battute pessime. Questa è la faccia che faccio quando qualcuno non fa ridere. Io lo utilizzo come un jolly, cioè non sai cosa dire, metti il pollice. E direi che la uso quando sono disperato, tipo tutte le volte che faccio i compiti di matematica. Però con quello sguardo semi-ammiccante, dice: ah, io capisco quello che vuoi dire, tu capisci quello che voglio dire io. Questo è il sorriso quando sono divertito. Questo è il sorriso, credo, più divertito di quello che io uso di solito. C'è il sorriso dei miei amici quando fanno i simpatici. Quelli che fanno i simpatici ma sono ancora più divertenti, che strizzano anche gli occhi. In realtà c'è quello che sorride ma ti chiude anche un occhio, e lì ci sono molte interpretazioni, che è così. Sono molto triste, chissà perché, penso troppo, mi sa. Mi rende triste l'idea che gli altri mi vedano come un ragazzo incapace di provare emozioni e di comprendere quelle degli altri, solo perché sono concentrato a fissare un oggetto tra le mani. Cambiamo argomento, si è parlato spesso di bullismo. Per quanto riguarda il bullismo, per esempio, è stato uno studio sul fenomeno del bullismo, oltre il 41%. Ma noi ragazzi non siamo così. Certo però che alcune forme di prepotenza che mettiamo in atto tra noi, come il bullismo, non aiutano lo sguardo degli altri sul nostro mondo. Ma se la nostra età non è solo l'età del bullismo, è anche l'età del bullismo. Secondo me spesso vediamo il bullismo proprio una cosa lontana da noi, come lo vediamo per esempio nei film degli americani, cioè quello che lo infilano nell'armadietto, gli rubano la merenda, questo del genere. Da noi è più una forma nascosta il bullismo, quindi secondo me è anche un po' più pericoloso forse. L'insulto, vabbè, ti capita quella volta, ci fai la battutina, la risatina, ridono tutti, finita lì. Il bullismo invece si sofferma sull'unica cosa che si nota dà particolarmente fastidio alla persona. Il bull è una persona che non crede in se stesso, ma chi è vittima pure, quindi bisogna avere un ambiente dove può nascere questo fenomeno, se no, se non c'è l'ambiente dove attecchire è più difficile. Ci sono genitori che giustificano il figlio a sentirsi superiore rispetto a qualcun altro. La sofferenza sta sia prima che dopo la violenza. Uno soffre, quindi cerca di trovare sollievo facendo soffrire anche qualcun altro, quindi si sfocia nella violenza,
c'è questa violenza appunto provoca altra sofferenza, quindi c'è una sorta di circolo vizioso. Per esempio, se sei in un gruppo, come può essere un gruppo classe, e una sola persona o due così vengono emarginate, diventano automaticamente delle vittime di bullismo. Cioè, l'obiettivo del bullismo è appunto l'emarginazione alla fine. È una persona soprattutto insicura, che deve dimostrare qualcosa, in realtà non sa bene neanche lui cosa, quindi arriva a queste forme un po' violente. Si circonda di gente come lui, oppure di gente più debole che ha bisogno di cercare conferme e di cercare la protezione della persona più forte, e offende perché? Per svariati motivi. Perché sono tutti dalla sua parte e lui vuole prendersela con i più deboli, perché questo accresce la sua autostima, per far ridere gli altri accanto a lui e per invidia, per screditare una persona che non gli sta particolarmente simpatica. A nessuno piace essere preso di mira, ma allo stesso tempo è un po' contorta la cosa, perché quando uno viene preso di mira, gli altri ridono con il bullo. E spesso però la gente che sta intorno non riconosce il confine dove qualcuno sta veramente esagerando. Tendono a fare ciò che è meglio per loro, e il passo in avanti sarebbe quello poi di andare oltre questa cosa e vedere fare anche ciò che è meglio per l'altro. Se lo insulta non so la situazione, quindi non posso intervenire. Certo che se uno picchia un altro magari intervengo, dipende dalla situazione. Ma chi fa qualcosa? Cioè sono davvero pochi quelli che fanno qualcosa. Perché? Perché hai paura? Perché non hai coraggio? Cioè un sacco di cose. Così come lui lo fa con la persona, io li fermo e poi lo fa su di me. Qui mi faccio cupo, insomma. Non perché sono una vittima, ma perché so come ci si sente. La mia paura è quella di non accorgermi di valicare il confine che divide una risata da una presa in giro. Faccio fatica a capire quando tra i miei amici c'è un bullo, una vittima degli spettatori. Non riesco a vedere. Ancor più adesso, che il pubblico può condividere, quasi fossimo in un unico reality, le vessazioni a cui sono sottoposti alcuni ragazzi. Amplifichiamo e rendiamo senza luogo il disagio dei nostri coetanei. A scuola, tra le mura domestiche. Il cyberbullismo è cattivo, infido. Non ti lascia quando finalmente ti ha raggiunto. Non ti lascia finché gli altri non si stancano. Adesso abbiamo parlato di violenza online e violenza nella realtà. È capitato, per esempio, una violenza concreta che è stata poi condivisa online. Quindi in realtà diventa ancora più enorme il bullismo e si viene ridicolizzati davanti al mondo. Alla fine, molte volte le persone non si rendono davvero conto che cosa stanno usando. Cioè tu nel momento in cui pubblichi una foto e poi la elimini, dici ok, non c'è più, quella foto è ancora online, cioè la gente non si rende conto davvero che cosa sia internet e tutti i social network. I ragazzi credono che sia il mio profilo, pubblico quella foto, la posso eliminare, sono i miei amici, invece no, è una cosa che va davvero in giro per il mondo, letteralmente. Tu cancelli una cosa e ti possono benissimo ritrovare. Al bullismo, cioè al bullismo normale, nel senso, se io vedo una persona che picchia un'altra persona, posso avere paura, però diciamo c'è qualcuno, prima o poi qualcuno arriva. Il bullismo reale, se io subisco, se io sono la preda di un bullo, so che quello lì è un bullo e so che genere di persona è,
comunque sul web io non so qual è questa persona che mi prende di mira spesso, quindi nella mia mente potrebbe anche pensare che questa persona sia migliore di me e che quindi abbia ragione a pensare quello che pensa di me, e a quel punto comunque si innesca un'insicurezza che è difficile da contrastare. Se avessi davvero la possibilità di dire qualcosa a un cyberbullo, te cosa cazzo stai facendo? È una persona come te, non ha assolutamente nulla di diverso da te, anzi, tu che stai qui su un computer, non ti senti patetico a dover insultare qualcuno tramite una tavoletta? Cioè, questo qui è quello che mi verrebbe da dire dal cuore, so che non ce la farei mai perché... Di non pensarci, di superare il momento, anche perché poi sono dei momenti, adesso io ho solo 18 anni, però non è che dura tutta la vita. Ma direi anche di non mostrarsi debole, di prendere in mano la sua vita, la sua personalità. L'unica cosa che bisogna trovare, secondo me, è la forza, il coraggio e soprattutto qualcuno che ci stia vicino, quindi direi questo. La vittima, quello che potrei dirgli è, tu sei tu, cioè cosa... Cosa vuoi che ti dica? Alla fine dovresti saperlo bene, cioè non lo sai, però dovresti saperlo che queste persone sono solo persone che soffrono di una debolezza e non devono far altro che riversarla su persone sulla quale possono permettersi di farlo alla fine. Tu non devi assolutamente farti condizionare da quello che dicono, cioè tu sei tu e devi sapere di essere una persona che va bene a prescindere. Abbiamo degli strumenti. È così importante saperlo? Ma io sono nato così. Posso immaginare una vita differente, ma non la vivrò mai. Ne sono consapevole. Sono utili molto, hanno portato anche patologie prima sconosciute, ma nonostante questo sono dannatamente utili. Questo gli adulti l'hanno capito. A questo i ragazzi non pensano. Io, come esco di casa con le chiavi, così prendo l'autobus con il cellulare in tasca. Chi non capisce il motivo di questa dipendenza è cresciuto con altre. Se una generazione non comprende un mondo diverso, all'altra non interessa spiegarglielo, né così assuefatta che non capisce. Forse però non è vero, noi ragazzi capiamo l'alienazione generata da questi mezzi. Spesso non riusciamo a darle un nome, ma la sentiamo. Così cantano i Radiohead. Ma niente è semplice, non così semplice. È un poliedro con moltissime facce. Sento il bisogno e il disagio, la comodità e l'alienazione. La felicità del contatto e la tristezza di questo contatto non completo. Un tormento, insomma, ma anche una gioia, in un turbinio dinamico. E già, proprio un bel casino.